e benvenuti alla presentazione del modulo Fireco 50 BFHP con cisterna EP040L. Come potete vedere, il modulo è progettato per essere montato su pick-up o su qualsiasi altro mezzo con pianale di carico e capacità di carico adeguata. Il modulo è composto da tre parti: serbatoio, gruppo motopompa, naspo con tubo a alta pressione e relativa lancia. Andiamo adesso a vederli nel dettaglio. Il serbatoio realizzato in PRFV con forma ad L, in modo da poter alloggiare la motopompa al di sopra di esso per avere una struttura più compatta e più spazio disponibile sul pianale di carico. Esistono anche serbatoi realizzati con forma T in modo da sfruttare al meglio il pianale di carico dei pick-up e serbatoi a cubo per un layout più tradizionale. Nonostante le dimensioni dei serbatoi siano abbastanza contenute, i serbatoi a T e a cubo sono provvisti di pareti e frangi flutto interne, mentre il serbatoio ad L, come questo tipo, è già la forma stessa del serbatoio a fare questa funzione. La capacità di questo serbatoio è di 400 litri. Sono disponibili tuttavia serbatoi da 350 a 1100 litri, più due versioni da 1500 e 2500 litri nelle versioni a cubo. Ogni serbatoio è provvisto di un indicatore di livello visivo, di un troppo pieno sulla parte superiore, di un passo d'uomo sempre sulla parte superiore, utile per operazioni di manutenzione e di pulizia, e di una valvola di scarico sul fondo. Arriviamo ora al gruppo motopompa, il cuore del modulo antincendio. È equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 14 cavalli a 3600 giri. Questo motore è provvisto di avviamento a strappo per le emergenze e di avviamento elettrico per l'uso normale. Per l'avviamento elettrico sarà necessaria una batteria di avviamento oppure collegare il motore all'impianto elettrico del veicolo. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 8 litri, in grado di fornire potenza al motore per circa 2 ore di funzionamento continuo. La pompa è una pompa a pistoni a 9 reverberi in grado di erogare 42 litri al minuto a una pressione di circa 100 bar. Ogni gruppo pompa è provvisto di una valvola di regolazione che determina la pressione di lavoro della pompa, in questo caso 100 bar. La valvola di regolazione è settata in fase di fabbricazione. Vicino alla valvola è presente anche un manometro che permette all'operatore di tenere sempre sotto controllo la pressione di lavoro. La pompa pesca acqua da una valvola a tre vie dotata di raccordo unificato che può essere a uni o storz. Questa valvola a tre vie permette di pescare acqua o dal serbatoio, posizionando la leva in questo modo, o da una fonte esterna, posizionando la leva in quest'altro. Questo gruppo motopompa è dotato di sistema di miscelazione FHP, un sistema brevettato per miscelare l'acqua con dei liquidi schiumogeni in modo da ottimizzare le prestazioni di antincendio. L'acqua e lo schiumogeno vengono entrambi aspirati dalla pompa e miscelati all'interno di essa. Questo sistema evita i problemi dei tradizionali miscelatori Venturi, che sono affetti dalla lunghezza della linea di mandata. Il sistema è in grado di pescare lo schiumogeno da una tanica esterna oppure da un serbatoio interno ricavato all'interno del serbatoio d'acqua principale. Nel nostro caso la schiuma sarà pescata da una tanica esterna. Sul gruppo motopompa è presente anche un quadro comandi con delle valvole per erogare acqua alla mandata collegata al naspo oppure una mandata libera per qualsiasi esigenza del cliente. Sul quadro comandi sono presenti anche un contatore e la valvola FHP che permette di controllare il grado di miscelazione della schiuma con l'acqua. Tutti i componenti sono fissati su un telaio realizzato in acciaio e trattato con trattamenti specifici per impedire la formazione di ruggine. In caso di necessità, la motopompa può essere scollegata dal serbatoio mantenendo comunque la totale funzionalità. Parliamo ora del naspo. Il naspo è composto da un avvolgitubo e da un tubo ad alta pressione. L'avvolgitubo può ospitare lunghezze dai 30 ai 150 metri, mentre le tubazioni ad alta pressione possono raggiungere diametri da 3 ottavi a 3 quarti di pollice. Nel nostro caso, il tubo è da 3 ottavi di pollice per una lunghezza di circa 50 metri. Il kit è completato da una lancia, che serve per erogare acqua per attaccare il fronte dal fuoco. La lancia è composta da una maniglia, che serve per controllare l'erogazione di acqua, e da una canna rotante per regolare il tipo di getto, getto pieno, getto nebulizzato o getto schiuma. Su ogni kit equipaggiato con pompa pistoni, la lancia controlla direttamente l'accelerazione del motore. Tirando la leva della lancia, un dispositivo particolare accelera il motore al massimo regime dei giri, erogando la massima pressione disponibile alla pompa. Una volta che l'operatore rilascia la leva, il motore rallenterà di giri, tornando al minimo regime. Sulla parte frontale della lancia è montato un tromboncino diffusore. Questo tromboncino permette alla miscela acqua-schiuma di aspirare aria per espandersi in modo migliore. Scorrendo in avanti, l'aria entra da queste fessure e la schiuma ha la possibilità di espandersi,
all'estremità dell'impugnatura della lancia è presente un raccordo rapido, per un più agevole collegamento con la tubazione ad alta pressione. Una volta finito l'intervento, sarà possibile scollegare la lancia in modo agevole, semplicemente muovendo questa ghiera. Vediamo ora come accendere il kit antincendio. Per prima cosa, azioniamo il comando dell'aria. Secondo, apriamo il rubinetto del carburante posto sul retro del motore. E siamo pronti a far partire il nostro kit. Una volta partito il motore, collegherò la lancia e sarò pronto per operare sull'incendio. Per utilizzare la schiuma, basterà inserire il pescante schiuma all'interno del contenitore dello schiumogeno, collegarlo all'apposito innesto sul quadro e aprire la valvola FHP ruotando la manopola in senso antiorario. In caso di serbatoio interno, è necessario solo aprire la valvola FHP. Una volta che l'utilizzo della schiuma non sarà più necessario, basterà chiuderla. Terminato l'intervento, il circuito schiuma dovrà essere lavato, inserendo il pescante schiuma all'interno di acqua pulita, riaprendo la valvola ed erogando acqua dalla lancia fino a che da quest'ultima non uscirà acqua limpida. Per spegnere il kit sarà sufficiente chiudere l'afflusso di carburante al motore in modo che il motore esaurisca la benzina contenuta nei tubi. È bene eseguire questa procedura perché impedisce che si ingolfi il motore al prossimo avviamento, evitando che durante il trasporto il carburante entri in quantità eccessiva all'interno del carburatore.